Ciao, sono Luigi di Clarintux in Tux e per sempre. Oggi un altro video passeggiando in mezzo alla natura per condividere con voi un po' le mie riflessioni. Riflessioni che faccio da solo, di solito non ne parlo con nessuno. Allora, il tema che vi propongo oggi è l'adozione di Linux da parte della gente. Sapete, io di solito non mi metto a convincere la gente ad installare GNU Linux. Se il discorso capita, beh sì, ovviamente dico la mia, ma non insisto più di tanto. C'era un periodo in cui ho installato GNU Linux sui computer di diversa gente, sui computer dei miei colleghi universitari, di amici, ma era un periodo in cui ero circondato da linuxiani, come vi ho detto in un precedente video, e comunque si era più giovani, quindi più motivati, più pieni di energie, diciamo. Adesso non mi metto mai ad installare il GNU Linux sui computer di altre persone, anche perché si rischia di diventare un po' Dio sceso in terra, la persona più esperta del mondo che poi si deve occupare di tutti i problemi che quella persona riscontra nell'uso del PC. E niente, i miei ragionamenti sono i seguenti. Ci sono sicuramente persone che non possono utilizzare GNU Linux perché si trovano ad utilizzare per lavoro o comunque per necessità un qualche software non disponibile su GNU Linux. E lì bisogna capirle, ovviamente, devono utilizzare per forza Windows o Mac. Ci sono altre persone che invece avrebbero un'alternativa, potrebbero benissimo utilizzare i programmi disponibili su GNU Linux, però va bene, non hanno intenzione di imparare queste alternative, imparare da capo ad usare un determinato software. E anche queste persone, beh, le si può capire. Poi però ci sono persone a cui francamente non farebbe alcuna differenza tra utilizzare Windows, Mac oppure GNU Linux. È praticamente la stessa cosa. Non so, ad esempio, per navigare su internet, che differenza fa il sistema operativo? Nell'atto pratico, nessuna. Per cui, perché queste persone sono restie a passare a GNU Linux? Beh, sicuramente sono restie nel caso in cui credono che il GNU Linux sia necessariamente più difficile da utilizzare o un prodotto di scarsa qualità, ma ci sono altre persone che secondo me proprio non riescono a capire cos'è GNU Linux, qual è la differenza tra un sistema operativo open source come GNU Linux e un sistema operativo come Windows oppure Mac. Perché a queste persone io direi, è come acquistare un'auto. Nel caso di Windows, ad esempio, è come acquistare un'auto in cui però ti dicono non puoi aprire il cofano, ti è vietato guardare il motore, ti è vietato studiarlo, ti è vietato anche utilizzare pezzi di ricambio, quindi ti è vietato portarlo da, se non sei un meccanico, ti è vietato portare la macchina dal meccanico per cambiare pezzi. Mentre su GNU Linux, anche se non sei un meccanico, ti viene comunque data la libertà di fare tutto quello che vuoi con la macchina. Direi che quale persona rischierebbe di comprare un'auto dove non puoi nemmeno aprire il cofano? Secondo me nessuna. Secondo me chiunque sceglierebbe l'altra opzione, ovvero la macchina in cui puoi cambiare i pezzi di ricambio, puoi aprire il cofano, puoi vedere com'è fatto. Anche se non sei un meccanico, comunque ti viene data questa libertà. Quindi secondo me è un problema di comprensione o di sensibilità della gente. Comunque, come detto, non mi metto molto a convincere la gente oppure a fare questi discorsi, di solito sono semplicemente ragionamenti che faccio tra me e me e che volevo condividere con voi. Voi cosa ne pensate? Scrivetemi nei commenti magari. Va bene, questo è tutto per oggi. Alla prossima. Ciao da Clarintux.